Buongiorno, signor Marchese. Buona giornata, eccellenza. Dormito bene, signor Marchese? Oh! Ma che è qui? Ando sto? Oh. Signor Marchese, nel suo palazzo. Nel mio palazzo? Ma che cazzo sta di? È il palazzo, signor Marchese. Io so Gasperino il carbonaro. Ma che è? Ma signor Marchese, ci vuole fare uno dei suoi soliti scherzi. Li pensa alla notte. Li pensa alla notte? Ma che è successo stanotte? Lo scherzo me l'avete fatto voi. Fatemi scendere. Ando cazzo sto? Chi è? Che sei un pupazzo? E quello chi è? Che so io? Signor Marchese. Sono tutto profumato. Oh mamma, che bella, ma che è successo? Quando sono finito? Ma com'è che sto qui? Io ci sto più che la testa, ma che sto a sognare? Signor Marchese, lo scherzo è bello quando dura poco, lo dice sempre pure lei. Chi sei tu? Come chi so? Sono Ricciotto e questi sono Augusto, Ferdinando e Mariuccia, a suo servizio da tanti anni. Ma quale servizio? Chi mi ha visto mai? Chi mi conosce? I mortacci vostri? Ma che volete da me? Don Sapino! Ecco, Don Sapino, glielo dica lei chi è. Chi è chi? Ma lui, il signor Marchese. Il signor Marchese? Buongiorno, signor Marchese. Ma che sei in prete? Con i mortacci? Fossi morto, oh. Ma signor Marchese! Oh, come... Ma basta con sto Marchese! Ma me l'ha rotto i coglioni! Ma bene a tutti, va meno! Don Sapino, vada a chiamare il signor Terenzio e voi datemi la mano! Tenete le braccia! Vostri. Ma che volete fare? Scusate, che volete? Le gambe! Che succede? Non ho visto mai! Ma che li fate? Gli ha dato due volte al cervello! Se pensa di essere carbonaro! Sarà una burla! E se non si calma, bisogna chiamare quelli da Lungara! No, no, aspetta, oh, che Lungara? Eh sì, quelli con la camicia di forza! No, 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 che camicia di forza? Ma che cazzo sta a dire? Io mica sono matto! Io stavo a strillare perché volevo sapere quello che mi è successo! Non sono matto! Senti, pupazzo, ma che è un matto se calma così tutto un botto? Non saprei. Non saprei, dice. Io posso essere un po' ubriaco, eccellenza. Mi chiami eccellenza, eh? Ma sono tuo zio, Terenzio. Chi sei, zio? Ma chi t'ha visto? Abbiamo mai sentito strillare. Non sapevo. Chi è, oh? Corra a prendere l'acqua benedetta. Molta. Buona questa, oh. Buongiorno, Onofrio. Ah, mo sono Onofrio. Che succede? Che succede? Io non lo so che è successo. Che sei pure tu una parente mia. Ma che dici? E che so, se lo sapessi. Qui tutti mi chiamano Marchese. E il monsignore dice che è mio zio. Tu devi essere pure buona. Cerca di aiutarmi. Senso buono, lo dicevo. Io non lo so. Non ci sto più con la testa. Io l'ultima cosa che mi ricordo è che sono uscita all'osteria per pisciare. Mi sono appoggiata a una colonna. E poi, oh, mi sono svegliata nel terzo palazzo. Ma io che c'è sta a fare? Mica lo so. Ma chi mi ci ha portato? Se posso sapere. Tu non sei pazzo. Sei posseduto. Ma davvero? Sono posseduto? Certo. T'è entrata nel corpo l'anima senza pace ed un carbonaro morto. Eccola. Oh, ma basta con sto morto. Io mi gratto i coglioni, sa. È un'anima piuttosto volgare. Chi? Ma chi è quello? E chi vuole che sia? È lei, signor Marchese. So io. Ammazzami. Ai, oddio. Bisogna esorcizzare con l'aiuto della beata Quartina. Sì. Esser corpo le anime carbonari. Esci! Vieni fuori! Vieni fuori, anima persa! Vada dentro! Lascia in pace mio nipote, anima dannata! Santo che voglio fuori di te! Contro la croce della beata Quartina non ci fai niente! Vada dentro! Anima carbonari! Lascia il corpo del Marchese! E via! Busta via! Carbonaro, i mortacci tua! Te vuoi andare! Lascia il corpo del Marchese, brutto carbonaro! Lascia star Marchese! No! Te ne sei andato! Carbonaro! Sei tornato in purgatorio! Onofrio! Eh? Come stai? Come ne senti? Come mi sento? Sei tornato, Marchese! Beh! Sono ritornato, Marchese! Oh, Alteo! Grazie, beata Quartina! Sì, ma io voglio andare a casa mia! Voglio andare da mia moglie, da mia figlia! Fatela uscire, quando sei? Ma scusi tanto, ma Marchese non può uscire così, in camicia e a piedi. Non può uscire così al Marchese. Eh no, gli vado a far attaccare la carrozza. Che cavalli vuole? Che cavalli? Dammelo uno bianco o uno nero.
come il vino. Pronti! Col cavallo. Andavaci su, aspetta. In carrozza. Olimpia, ma che peccato. Se tu non dovevi andare a Parigi, ti portava a mangiare in una trattoriola. Ma lo sai che non è possibile, Onofrio. Mi aspettano in teatro. Oh, a te ti piace pure di mangiare? Te lo saresti riguardato per tutta la vita. Ma quando partite? Molto presto. La tournée c'est une débâcle. Le repliques vanno peggio della première. Facciamo queste riunioni espressamente per decidere. Enfin, io spero di partire subito. Peut-être anche oggi. Grazie, eh? Merci beaucoup. Mi dici sempre io ti voglio bien? Sei magnifique, quelle sympathie. Vorrei vivere con te tutta la vita. E poi che fai? Me lasci e parti? Ma perché tu non vieni con me? Dove? A teatro? Ma no, a Parigi. A Parigi? Oh. Io a Parigi? Tu non sai cos'è Parigi, è la vita, è l'avvenire. Mi aiuti? Come no? Ecco. Il marchese del Grillo è sprecato ici. Ma scegliere il marchese del Grillo è sprecato ici, è sprecato a Parigi, è sprecato dappertutto, Olimpia. Sor Marchese! Eccolo, questa ricciotta voglio proprio sentire comandata. Riccio, allora, com'è andata? Ma sor Marchè, tutto da ride, da schiattata da risate. Adesso, che me la raccontate? No, no, c'è un altro intoppo. Quello c'ha un dubbio. Che faccio, lo leggo, vuole andare a vedere la bottega sua. Ma dove sta la bottega? A via delle Coppelle, al 12. Allora portatecelo in carrozza, fra una mezz'ora. Olimpia, fatte dare l'ultimo bacio. Ma c'è ancora tempo. Eh sì. O qua l'ultimo? Te lo faccio vedere io perché è l'ultimo. Olimpia, pur qua, me devo sporcare. Avanti! Sor Marchese, eccola là la bottega. Beh? Che? Ti sei incantato? Ah, già. Scusa. Lo vede il carbonaro? Con sua moglie e sua figlia, al posto suo. Lo vede? Come lo vedo, con mia moglie e mia figlia. E allora, se quello è il carbonaro, lei chi è? Eh? Chi sono? Che sono, il marchese? E allora? E allora che? Io ci capisco più un cazzo. Oh, lo sai che ti dico, andiamo al palazzo, sta a piangere il culo al carbonaro.